© BF-WATCH TV 2021 tutti amici telespettatori, culturalmente parlando possiamo dire la sua terza edizione perché iniziamo il 2017 con un momento particolare e importante come quello di ospitare nei nostri studi un ragazzo particolare, un ragazzo che riesce in ogni modo a stupirci, lo fa, stupisce me costantemente, eh, ma è sicuramente ancora oggi forse il testimonial di una Calabria, di una terra come la nostra di una città come la nostra che vuole uscire dai soliti schemi e che si vuole presentare con eh, il meglio che c'è nella nostra terra e sicuramente il meglio della nostra terra sono i giovani allora simone benvenuto nei nostri studi ormai tu lo sai che ogni volta che sei a crotone devi passare per forza da qui <ride> Quindi non c'è possibilità di scampo, sì, lo infatti, sai. Ecco. Infatti e, intanto dico buon anno a tutti e, <ride> e gli auguri con Giugiusimi che quando dice vieni a fare gli auguri si trasforma con delle telecamere davanti dobbiamo fare una diretta, va bene così. E intanto è giusto che sia così. Allora, mh, nei, nel TG abbiamo parlato del tuo incontro con il comune che è sicuramente è un incontro positivo, ma che possiamo dire eh, getta un po' le basi per una tua maggiore attenzione su Cristo e su una maggiore attenzione di Crotone su, su Simone Borrelli? Ma sì, beh, sicuramente è stato intanto una, un bellissimo incontro ci siamo conosciuti, ho conosciuto questa nuova amministrazione il sindaco, gli assessori alla cultura e eh, allo spettacolo che ho visto comunque delle persone molto eh, attente a mh, far diventare questa, mh, questa loro occasione una, comunque un motivo per, per far crescere questa città e questo qui la, già almeno l'intenzione è una cosa stupenda l'entusiasmo che hanno, sono giovani, sono freschi e questo qui è una cosa bellissima dal punto di vista di me che comunque sono un ragazzo tutto sommato e vedere questi grandi propositi che hanno su questa terra mi fa ben sperare perché comunque a cuore la, la città in cui sono nato. Ecco, questo non avevo dubbi perché puntualmente, anche se non ti si vede in giro, tu torni a casa eh, sia nel periodo delle feste e delle festività, eh, sia quando insomma riesci a trovare un po' di tempo. È finito il tuo tour internazionale con Eddie, o ancora sei in giro per il mondo? Ma in realtà stiamo provando a finirlo, ma non vuole finire, perché poi continua a richiedere bis Tris, chiedono altre richieste. Purtroppo o per fortuna quando le cose vanno bene continuano ad arrivare richieste e vanno avanti. Boh, speriamo di Quali sono le superare tappe? tutti i sono Le tue i prossime record. tappe per Eddie. Ma ci sono tappe in Europa, ancora altre richieste dall'Europa, e dobbiamo fare anche delle altre date italiane tante altre eventualità che ancora non abbiamo fissato, però c'è sia il nord, il sud, ci sono tanti posti in cui non siamo ancora stati, in più alcuni, alcune Dove repliche. repliche. Ecco. Quindi questa, questo tuo video e questa tua voglia di raccontare nella semplicità e soprattutto eh, nel, anche con sentimento, no? eh, storie vere ti spingono a continuare questo tuo tour, ma in questo tuo tour c'è un crotone bis o no? Ma con, uh, ne abbiamo cioè, ne, la richiesta, non, non manca, cioè ne abbiamo parlato anche. C'è stata una proposta anche da parte del, del comune di, di, di fare insieme questo, questo bis, anche perché per tutta la gente insomma, che non l'ha visto. Eh. Io l'avevo promesso che <ride> sarei tornato. Eh. Con, con una cosa del genere probabilmente ci sarà, me lo auguro. Insomma, me lo auguro. Allora io provo a guardare le stelle, nelle stelle leggo che ci potrebbe essere la possibilità di, una, tua, di un tuo prossimo lavoro che riguardi Crotone. Sto dicendo la verità, ho letto bene nelle stelle? Ma non lo so, <ride> cioè, nel senso, l'intenzione <ride> di, di, di portare sempre un po' di, di casa mia in quello che faccio c'è. Cioè. Però, come dire, da lì al farlo, non, non so, cioè, me lo auguro. Cioè, ci, sono, come dire, ci siamo riusciti con, con un po' di Calabria in Eddie, con uno squarcio di Reggio Calabria a portarlo in giro per il mondo, perché non Crotone? Cioè Io sono favorevole nel senso perché comunque ne abbiamo parlato ampiamente un po' con, sia con loro che con tanta gente perché Crotone ha tantissime cose positive che la gente deve conoscere al di fuori della nostra terra ma solo, non solo la città ma anche l'Interland abbiamo dei, dei posti molto belli abbiamo delle cose molto belle da offrire dobbiamo crederci di più devono chi, chi lavora qui chi Ehm, chi la vive, chi sta in questo posto deve crederci un po' di più, perché abbiamo visto e hanno visto anche altri, altri posti mh, a noi circostanti, come la Basilicata, mi viene in mente adesso: che ha certo. un exploit a livello economico fortissimo, e anche a livello di immagine. La Puglia hanno avuto un ritorno di immagine hanno, anche a livello turistico. Anche a livello insomma imprenditoriale, tante cose, che investire e credere nel, in quello che hanno insomma può portare tanti benefici, sia economici, sia a livello di immagine, sia a tante cose. Quindi, questo è l'augurio che io mi faccio, che faccio che magari anche con quello che. Allora, se tu dovessi faccio, che... raccontare qualcosa, che faresti? Racconteresti Pitagora, o quantomeno ti andrebbe da raccontare quella che è la nostra città, quindi tra pregi e difetti? Diciamo che abbiamo tante cose. Non, <ride> abbiamo tante cose di, cui, di cui parlare. Non, sare, sarebbe, 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 secondo me, ingiusto fare di tutta l'erbo un e raccontare un po' di tutto, cioè fare una cosa sola in cui racconti tutto è impossibile. Quindi, secondo la protonicità, me, al meglio, diciamo che ci vuole è attenzione: essere delicati a raccontare un'immagine di noi diversa. Io quello che cercherei di fare è raccontare un'immagine. Della nostra, un punto di vista diverso, del, di come uno sono abituati a eh, vederci da fuori, insomma, le notizie che arrivano dal, da, da noi, da queste parti. Due, da, dal punto di vista di chi la vive, un punto di vista diverso, vedere con un occhio differente insomma quello che abbiamo. Perché credo che la vita spesso sia un, una questione di punti di vista, da come la vedi, da, da che punto vedi qualcosa, può essere brutta, bella, può avere... Certo. Fortuna non fortuna. Ah, guardiamo il bicchiere sempre a mezzo piano. Che Cerchiamo di esportare il bicchiere ah, a mezzo appunto. piano, infatti, hai ragione. Senti. Ma tu oggi, dopo questa bella esperienza del 2016, ti senti più regista, attore, musicista, <ride> e, non lo so, sceneggiatore. Non no, la finirai mai di farmi questa domanda, e <ride> io perché io lo voglio sapere, perché eh, mi so, so perdo io. di vista, poi per un po' di tempo poi ti ritrovo e voglio capire se sei cambiato. Sì, no, non mi, mi sento più falegname questo <ride> Se no mi vedo più scultore. Ecco, quindi un altro. Un altro... Arti figurative, Arti non so figurative. cosa dirti. No, sono... Vabbè, insomma, no, veramente l'impegno che tu hai messo per Eddie è un impegno che ti ha visto veramente lavorare con la voglia eh, di fare qualcosa di particolare. Ecco, questo è il motivo per cui ti faccio questa domanda, perché in realtà mi rendo conto che aver girato un po' per il mondo con questo. Con, con Eddie e hai avuto anche l'opportunità di confrontarti anche con altre realtà. Insomma, Beh, no? certo, ma al di là di quello è stata la, in generale l'idea di una scommessa da vincere, di poter comunque mm, comunicare un, un, un messaggio e un personaggio al di là delle etichette che siamo abituati ad avere, insomma, che il regista fa il regista, che l'attore fa l'attore, che il cantante fa il cantante, il musicista fa il musicista. Insomma, eh, poter pensare che magari quando si ha un, una direzione comune, un messaggio comune, eh, si può scastrare l'etichetta di certo. co cosa sei, cosa fai e magari fruire dell'intrattenimento, dello spettacolo e eh, magari lasciare anche dei messaggi importanti. Questo qui è quello che mi ero proposto nella mia vita di fare come artista e piano piano sto limando questa... Questa, questa intenzione quindi certo. alla fine per me è, è bello questo che comunque arriva questo alla gente che alla fine nessuno si tu prima di te che continui a domandarmi cosa sei la gente ormai non se lo domanda più e questo è stupendo e, è stupendo. <ride> e ce l'ho fatta insomma <ride> Vabbè, io te lo domando perché è chiaro che devo fare delle domande, anche certo. che siano un po' per far capire. Guarda, io quando poi rivedo le tue cose, no? eh, vedo dei cambiamenti in te che ci sono, eh, per carità. Bisogna dirlo. Sei diventato anche molto più simpatico, molto più aperto. Eh, perché di solito sono un po' chiuso. No, non so che sono antipatico. Ecco, vedi, eh, io immagino la tua pagina di Facebook. Eh, che pagina sarà, insomma, si antipatico. Non ti vedono tutti come come il bello della situazione, sì, no. Infatti, no, vabbè, però ogni tanto sono anche simpatico, <ride> dipende dai giorni, come, mi sveglio. come, ti svegli, io come penso. mi sveglio. Quanto tempo ti fermi ancora qui a Crotone? Eh, altri due giorni e poi ci rivedremo, chissà. <ride> il, quindi andrai in giro un po' dappertutto. Sì. E del 2016 qual è, la, qual è stata la tappa che ecco, ti porti diciamo nel cuore perché ti è piaciuta di più e ti ha fatto? Ti ha dato sicuramente dei risultati un ci po' più. Ma ci sono state delle tappe belle. No, è stato be sono state belle tante cose. Cioè, nel senso, io di ogni esperienza porto dietro qualcosa di nuovo anche perché eh, per me è un'esperienza un nuova, questa del tour. Mm. Nel senso, io ero abituato comunque a girare. Ehm, come dire, dietro la macchina da preso davanti alla da attore, insomma, giravi nei posti diversi, andavi nei posti diversi, però comunque riprendevi eh, la location. Cioè, tu facevi parte di un tutto, quindi vedevi quello che vedevi. Questo qui, invece, eh, grazie a Eddy, ho, ho avuto la possibilità a, ad incontrare, ho avuto la possibilità di incontrare la gente. Quindi, con uno spettacolo dal vivo, non solo di far vedere il film, ma poter quindi incontrare un pubblico, suonare dal vivo, girare posti, incontrare istituzioni, incontrare persone, incontrare il pubblico, scambiare, insomma, emozioni, pareri e questa cosa ho avuto quindi la possibilità di vedere come reagisce un pubblico diverso in posti diversi e questo per me il tour è stata una cosa nuova ormai non è più nuova perché almeno eh, sono certo, due anni eh, quindi... sì è, chiaro, è però... chiaro però diciamo che il 2016 è stato l'anno più importante insomma da questo punto di vista per quanto riguarda il dal tour. 2015 dalla fine del 2015 tutto il 2016 è stato sì da, è stato un anno e mezzo pieno è stato importante sì ci sono stati posti molto belli posti in Vabbè, cui certo. non mi aspettavo l'accoglienza non, non ti dico i ricevuto. posti perché tanto li abbiamo già detti se no poi mi dici ecco te l'ho già detto eccetera eccetera <ride> no. No, 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 sono stati belli. Io ob... Secondo te i diritti sono contemplati? In che senso? Nel senso che parliamo sempre di diritti umani, mm -hmm. no? Della dignità della persona, del rispetto della libertà. Insomma, questi sono eh, argomenti che in qualche modo ci pongono di fronte anche all'altro, no? Cioè certo. come accogliamo, a come trattiamo, come ci confrontiamo con gli altri. Ecco, secondo te? Questo, eh, questi diritti sono contemplati e rispettati, o è soltanto un, un modo di dire, ecco, sì, ci sono i diritti umani, ci sono i diritti che riguardano tutti, siamo tutti uguali, ma poi alla fine? Ma è un discorso un po', insomma, la quotidianità. Io continuo a dire che i diritti umani sono. È un, è un tema così vasto, è, è, è anche così eh, alla portata di tutti che non ce ne rendiamo conto, perché eh, nei vari posti in cui sono stato, come dire, tu ben sai, cioè, insomma, ho avuto questa etichetta un po' in giro di testimonial di molte cose, che erano sicuramente più grandi di me, e soprattutto ho detto ovunque che io non sono assolutamente né competente né nessuno per poterne parlare, però quello, che mi sono quello di cui mi sono accorto... Attraverso questa quest esperienza è che in realtà i diritti umani eh, è una cosa. Eh, parlare di diritti umani è parlare di una, della nostra quotidianità, di una cosa così semplice che non ci vuole un genio per, o un, un erudito per parlare di queste cose. I diritti umani sono la, quello che facciamo noi ogni giorno nei confronti di quello che abbiamo di fianco. Quindi è la nostra quotidianità e il rispetto. E quindi non c'è niente di cui parlare se non del rispetto verso l'altro. E poi la declinazione del rispetto, beh, di si fa la declinazione di ogni diritto umano contro certo. l'uomo, diritti contro la persona, contro la dignità. Quindi se noi proviamo rispetto verso chi abbiamo di fronte, chiunque esso sia, qualunque colore della pelle abbia, parlare del colore della pelle secondo me è una cosa abbastanza demode eh ormai. Ma no, però in ogni caso ancora oggi ci sono Sì, eh, delle nel senso avere questa società, insomma, fare no, già beh. queste distinzioni, avere questa, questa cosa già ci riporta a delle separazioni, insomma, certo. di ideali. Però i diritti umani non sono nient'altro che fare all'altro quello che tu faresti a te stesso, è punto. Senti, degli articoli che hanno scritto su di te, ne ho tantissimi, eh. io ho una bella rassegna stampa eh, conservata perché ecco, mi sono arrivati e quindi è chiaro che... Mi Perché segui piacere. anche tu quello che no, succede? No, seguo, fuori. seguo. Ma a me quando si tratta di, di ragazzi della mia terra, io sono sempre molto disponibile. Cioè. Quindi tu fai parte di un gruppo che è passato e continua a passare da qui. Quindi vuol dire che è rimasto quantomeno il rispetto e l'amicizia reciproca, no? Ma scherzi per me, cioè, nel senso. Questa allora, di poca questi casa articoli, mia. ecco, di questi articoli ce n'è qualcuno in particolare? che ti ah. ha colpito e che secondo te ha individuato al meglio quella che è la storia di Eddy ma quello che insomma tu hai voluto rappresentare? Mm, in generale cioè bisogna fare un... facendo un po' un collage eh, in realtà hanno individuato un po' tutti l'essenza insomma sia mia da artista sia insomma del progetto che ho voluto fare è soprattutto una cosa che purtroppo mi è dispiaciuto che in realtà non hanno messo in risalto gli altri perché io, come dire, lo dico spesso, sono il frontman di tutta questa operazione, questo progetto, però in realtà c'è tantissima gente che ci ha lavorato sotto, che purtroppo si tende a non mettere a, a non in, in primo piano, e sono tantissimi, tantissimi, tanti, al di là della produttrice che abbiamo nominato tante volte, sì. ma anche la gente che ci ha lavorato dietro nell'organizzazione, nella distribuzione del tour, quindi la compagnia dello Ionio, ehm, il, il reparto regia, la direzione della fotografia, i musicisti che hanno lavorato con me, che continuano a lavorare. Parliamo di una squadra tra chi c'è stato sul set, chi, gli attori, le attrici, eh, la scenografia, tan, tan, tanta gente. Cioè, c'è un lavoro tanta, impegnativo tanta, tanta fatto da, un bel, da una bella equip. Parliamo di tu. una sessantina di persone tra chi è, fa lo spettacolo dal vivo, chi l'ha fatto sul set, chi ha lavorato dietro le quinte, chi è nella comunicazione. Parliamo di tantissima gente. Che Mm, per questo io ci tengo a, a ringraziare eh, tutti. A rin dai. Uno, a ringraziare tutte quelle, è ovvio, perché è ovvio, perché senza io la cosa che dico sempre è che da soli non arriviamo da nessuna parte. Questo qui è la, è, è la cosa che io credo fortemente, perché noi possiamo avere delle grandi idee, possiamo avere dei grandi obiettivi, ma se non ti circondi di gente che sposano il, i tuoi progetti, le tue idee e che lavorano con te a servire e lo amano come l'ami tu. Non, vai, non si può andare da nessuna parte. Quindi il lavoro di, di, squadra. di squadra è un lavoro importante. Sì, e questo lo vediamo già con la squadra di calcio. Insomma, è il Crotone fatto. Calcio è arrivato dove è arrivato perché c'è stato un, pro, un, un amore cioè un progetto di squadra. Mm -hmm. Ha vinto e la quel, squadra di calcio. E questo amore verità. deve continuare ad andare avanti perché chiaramente dobbiamo dire anche che il Crotone ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. Eh? Eh, beh, senza dubbio, nel senso nei momenti difficili. Eh, il, segno, il sogno che abbiamo avuto tutti quanti di vedere la Serie A. Oggi chiaramente ci siamo. La nostra speranza è che il Crotone si salvi, ma chiaramente dobbiamo essere tutti dalla parte del Crotone, certo. perché questo ci permette in ogni caso di, di poter sostenere la squadra e di far sentire che al di là del risultato siamo convinti certo. che l'obiettivo è raggiungibile. Ma questo è un po' un, come dire, un paradigma su tante cose: il, che sia la politica, sia l'arte, la cultura, il cinema, la musica o lo sport come. Io credo che una cosa che dobbiamo ricordarci è che in realtà il realizzare un sogno non è un punto d'arrivo. Il realizzare un sogno è un punto di partenza. Che sia il crotone calcio, noi siamo arrivati in Serie A, io... Come dire, mi sono tolto molte soddisfazioni nel, con questo progetto, nella, certo. nella mia vita e nella mia carriera. Eh, L'amministrazione comunale è riuscita a diventare, come dire, ad insediarsi in questa città, come dire, ognuno di noi ha realizzato il suo sogno, però per tutti noi non dobbiamo dimenticarci che è un punto di partenza per poi mantenerlo e andare avanti, perché è da lì in poi che comincia la vera sfida. Raggiungerlo è, è, la, è il primo anno, non, no, non, cioè? non è per niente facile. Però è il primo step, do, bisogna andare avanti step e, dopo step. e continuare a, insomma, a sfruttare la, la possibilità che insomma, la vita ci ha dato tramite questa fortuna in qualche modo. Ecco, Quindi. Io continuo a dire che sei, sei cambiato, che <ride> eh no, sei, vabbè, la, sei anche molto più, molto più socievole, mi piace quello che sociale. dici, eh, perché in realtà bisogna avere degli obiettivi da raggiungere e soprattutto ecco, quando tu dici il gioco di squadra è importante, in ogni ambito, in ogni settore il gioco di squadra è importante. Sì, giussi, gli obiettivi sono importanti, cioè questo qui è una cosa che io cita, cioè, in cui credo molto, perché come dire, molti mi chiedono, eh, ma come si fa a arrivare lì? come com hai fatto a fare nel senso eh, io faccio le, mi sono sempre dato l'idea dell'equilibrista se, un, equilibri, se un, 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 un equilibrista non guarda un punto dove deve andare cade dal, dal filo è impossibile quindi tu devi avere degli obiettivi cioè. devi sapere dove vuoi andare se no non vai da nessuna parte è impossibile e per convincere gli altri devi comunicare dove vuoi andare, tu devi saperlo prima, devi capirlo prima tu dove vuoi andare, certo. quindi gli obiettivi sono fondamentali nella nostra vita, se no non, non cresciamo. Sono no? d'accordo con te, quanti premi hai ricevuto per Eddy? <ride> eh, Accendiamolo questo numero perché sono veramente tanti. Non, eh. non, dopo un po' diciamo non ci ho, no, ho fatto più caso, dai, dai 20 dai, in poi... No. Non, no, Però, ma ti, ti giuro, anche questo ti giuro. è molto <ride> bello, eh, questo fatto di essere premiato e di vedere questo, eh, questo tuo lavoro ecco, riconosciuto non solo perché tu sei stato testimonial dei diritti umani ma perché chiaramente ti è piaciuto perché ridi? No, no, rido perché nel senso, io una cosa che mi contraddistingue, cioè ormai è una cosa che fa parte proprio della mia, della mia persona. Ma che sei felice? No, è che sono felice, che comunque lascio parlare gli altri di me, io non parlo più no, di vabbè, me. vabbè, non è che io, sto, io ti sto chiedendo questo perché in realtà so che sono stati tantissimi. Anche io ho perso il conto. strada facendo, però è molto bello. In Calabria, in Calabria cosa? Quanti premi hai ricevuto? Uh,

Come stai un po' pensando di cosa era stato in Trentino, no no, no? no, 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 in Calabria no, cioè nel senso, c'è ecco, stato fuori dai confini della nostra regione, dai, diciamo. No, 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 in Calabria, ma calcola che ce ne sono stati alcuni che non siamo, non sono riuscito ad andare ad andare, a, ad andare quindi ce ne, sono, ce ne sarebbero molti di più. però dai, va bene così. Sai sì, che cosa mi aspetto io? Che Crotone abbia eh, la voglia di eh, premiarti come cittadino illustre della nostra terra perché chiaramente tu stai portando in giro il nome di Crotone perché Simone Borrelli non è di un'altra realtà Simone Borrelli è calabrese ma Simone Borrelli è di Crotone è il mio punto di vista boh se, come la, se vuoi che ti dica come la penso in realtà io il, il premio l'ho già avuto nel senso al di là di Que per questo io sorridevo insomma quando parlavi un po' dei premi, <ride> perché in realtà per me <coughs> all'inizio, sì, vabbè, eh, ti fa un po' strano, perché comunque quando non hai confidenza con qualcosa, all'inizio devi prenderci un po' la mano, come dire. Però dopodiché capisci, più beh, avanti, più capisci che i premi sono degli attestati di stima. In realtà non è nient'altro che quello. Eh, vabbè, e secondo grazie. me per un artista non c'è un attestato di stima più bello del pubblico, della gente che ti viene a vedere. Che Infatti quando hai fatto tu la serata a Crotone c'era tantissima gente. Abbiamo fatto 2.000 spettatori. Eh, 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 per me quello là, ma io l'ho detto pubblicamente, l'ho ripetuto tante volte a loro, che il mio più grande regalo, il mio più grande premio non è stato né Hollywood né nulla di tutto ciò né il Consiglio, nulla di tutto questo, ma voi che avete avuto il coraggio di pagare un biglietto per venirmi a vedere e siete rimasti felici di quello che avete visto. Per me questo è il premio più grande. L'ha fatto questa città come altre città, però questa qui è casa mia, quindi per me è stato un regalo molto più bello, me lo porto nel cuore e per me questo è il premio. Tutto quello che verrà ben spero venga. in tanti altri premi ben come venga. questo. Come allora questo. una cosa che volevo chiederti, dobbiamo dire grazie anche alla tua famiglia però. Eh? Beh, quella la devo ringraziare io, eh, a prescindere tu, 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 Infatti, dobbiamo dire grazie alla a tua famiglia, volevo a dire questo: assolutamente: Gianluigi, no? Sì, sì, tutta la famiglia, ma i, i miei genitori <ride> facciamo, una, <ride> facciamo una cosa stile carramba che sorprende. Eh, sì, stile come stile Rai. Anche perché devo dire: io ringrazio tanto tuo padre che mi tiene sempre informata di tutto quindi quando non, non, non lo fai tu lo fa lui e quindi a me non, non manca un passaggio diciamo, diciamo di quello papà, che, che tu fai papà ha questa passione giornalistica insomma, eh beh, che fa, eh, fa parte del suo trascorso no? Sì, eh, sì, quindi sì, non sì, puoi sì, certo sì. pensare che, che sia una cosa diversa però in ogni caso dobbiamo dire che eh, la tua famiglia è molto molto orgogliosa di te anche di Gianluigi. Eh? <ride> <ride> Sono Gianluigi quando mi incontrano. <ride> Ma io in realtà eh, pa parlo più io di loro che, eh, che loro, di loro Però stessi. <ride> ed è, è vero però diciamo c'è anche questa collaborazione con i tuoi fratelli insomma. ma assolutamente perché comunque al di là dell'affetto dell familiare che è una cosa sono due professionisti sono due professionisti molto preparati e questa cosa la, la dimostrano in ogni cosa che fanno e al di là molti non sanno che sono i miei fratelli infatti io non che la nascondi ma per me non è necessario cioè per me è importante che, loro, che chi assista veda il risultato no. e vedendo che comunque il loro lavoro viene apprezzato poi quando scoprono che sono, che sono i miei fratelli è, è, un, è un pregio per loro, cioè io voglio che, loro, che la gente capisca la loro bravura, non certo. che loro lavorino perché che, sono i miei eh, fratelli. No, 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 su questo sono eh, d'accordo con te. Ma anche io... perché loro hanno una loro storia che va al di là di sì. me, cioè nel senso io sono arrivato a un... Ho un percorso diverso da loro e eh, ho avuto la possibilità di coinvolgerli nei miei progetti e spero lo farò anche in futuro. Ma loro hanno una loro storia, hanno fatto un loro percorso nei loro settori diversi, con tante soddisfazioni professionali allora, che non sto qui a no, fare. Eh, no, per dire, carità, per io. carità, io ho un grande rispetto, un grande affetto per i tuoi fratelli. Diciamo che tu sei il divo della situazione, insomma. Ma, diciamo <ride> che io sono il più pop, come dire, quello, il, il più nazionale popolare. Nel senso che quella che fa cose un po' più allora, ignoranti. Siamo, come dire, siamo al termine. Loro sono più di nicchia. Sì, sono più di nicchia. Sì, Musica sì. classica, un'organizzazione di eventi di un sì, certo tipo. Sì. Però ecco, lo fanno con grande passione anche loro. E sì, con... ed il bello è che sono rimasti a Crotone. Quindi è che da qui. Che portano avanti il loro lavoro. Sì, loro, lo, loro sono quelle persone che, che, che investono in questo territorio e spe, cioè, non solo ci sperano, ma si sporcano veramente le mani per cambiare dal di dentro questa, questa, terra. questa terra nel loro piccolo. Insomma, nel senso, ognuno poi dobbiamo avere l'umiltà di dire che comunque noi facciamo il nostro nel nostro certo. ambito. ognuno possiamo nel, proprio, nel proprio orto può fare qualcosa per la città. Gianluigi insomma, si occupa di musica classica, è una cosa molto complicata in qualunque posto del mondo in cui vai, anche al nord anche in Italia, figurati in una terra così piccola, però lo fa con una, con una dedizione, una professionalità, una passione, professionalità eh, ammirevole, sinceramente. Allora, siccome siamo in chiusura, eh, ci dici che cosa vuoi fare per Crotone, dai, brevemente? Un sunto <ride> del sunto, il mio interesse per Crotone, quello di fare il lavoro per Crotone è... Eh, non lo so, <ride> non lo so dire. no, è fare no, ci sono tante cose che non ne possiamo parlare. Diciamo che io sono uno scaramantico, di quelli no, dai. non nemmeno, non sono nemmeno no. scaramantico. Io sono uno di quelli che preferisce fare parlare i fatti alle parole. A me non piace dire e poi magari, ah ma avevi detto, avevano detto. Questo sentito... significa che ti, ti toccherà tornare nei nostri studi. Mi, mi toccherà, non, non quando, torno, quando torno è perché ci sarà qualcosa che faremo. Io mi, mi sono permesso di promettere questo bis alla città, ancora non, non l'ho fatto quindi già mi no, dico. Vabbè, vabbè, non... Però arriverà, io la, la mantengo questa promessa. Questa promessa <ride> sono certa che avremo modo di di parlarne e di poter presentare la nuova edizione di questo nostro... Eh, amico di questo giovane di Simone Borrelli una nuova edizione su nuovi lavori che farà perché io sono già sicura che sta lavorando non lo dice eh beh, ma sta allora... lavorando in maniera molto impegnativa quindi aspettiamo di conoscere no, forse una, una cosa una la posso dire ma perché è imminente a metà, a metà gennaio uscirà il primo singolo il videoclip del primo singolo di eh, tratto da, dal, dalla colonna sonora di Eddie che si chiama Niente di Diverso di cui ho fatto sia la regia sia ovviamente avete visto ecco, siamo riusciti a fare qualche però notizia però uscirà a breve in anteprima che, siamo riusciti ad averla che è una canzone insomma molto amata nel tour e adesso è arrivato il momento insomma, di dedicarsi anche alla, alla diffusione della parte musicale certo quindi certo. uscirà entro la metà di gennaio questa è l'unica cosa che dico va bene, eh? no, tanto lo sai che voi mi dovrai comunque dire tutto, quindi siamo al termine di culturalmente parlando io ringrazio sempre Simone per la sua presenza nei nostri studi, io ringrazio voi e chiaramente avremo modo di sentire questo brano, di farlo sentire anche ai nostri eh, telespettatori e ricordarci che questo giovane ce l'ha messa tutta e il suo percorso è un percorso sicuramente molto bello e positivo perché rimane con i piedi per terra e questo è molto importante. Grazie Simone. Buon anno a voi. Un'altra storia davvero di successo. Un giovane regista, in realtà un musicista, regista, musicista, attore, si chiama Simone Borrelli. Simone Borrelli. Simone Borrelli. Simone Borrelli è di turno.